Allora, buon pomeriggio a tutti quanti. Sono molto contento di essere qui con voi anche questo pomeriggio dal museo Esapolis. Vedete dietro di me anche poi delle immagini, i musei della provincia di Padova e poi insieme a me, come sempre nelle dirette, Riccardo e Gabriella che saluto. Salve Enzo, buonasera a tutti. Buonasera, allora io oggi corro qualche rischio come immagine, ma mi sentirete in voce perché sembra che la mia telecamera dia qualche problema, la mia webcam, diciamo, però non preoccupatevi, non sono io che faccio le facce brutte, mi rimango lì frizzato, fermo, immobile, ma è la telecamera. E oggi ci addentriamo veramente in un mondo interessante. Su diversi aspetti, però prima di tutto, prima di cominciare, io passerei la parola a Riccardo che deve togliersi qualche sasso, diciamo, dalla scarpa con la stampa, con chi pubblica notizie sempre abbastanza particolari, vero Riccardo? Sì, no, beh, diciamo che più che qualche sassolino dalla scarpa, insomma, sono alcune fake news anche vecchie che da un lato è quasi un peccato ritirare fuori perché insomma erano lì sepolte, però da un lato mi dà un po' l'occasione per parlare di alcune cose che anche sono ricorrenti, ogni tanto tornano fuori, e, insomma, di cui ogni tanto si sente parlare e così, insomma, diciamo, si mettono a posto alcune cose con una botta sola ed è quello, insomma, che volevo un po' fare. Ecco, tu dove sei adesso? Perché l'ultima volta che ti abbiamo visto eri lontano a Praga. Adesso sei tornato in Italia o sei in Francia? No, adesso sono tornato in Francia e tra l'altro oggi ho passato la giornata con i mobili dell'IKEA e gli scatoloni e quant'altro perché sto mettendo a posto un po' di roba per il trasloco. Quindi Dopodiché possiamo sarò. dire IKEA, possiamo fare pubblicità noi. Non sarebbe possibile in verità, ma ormai devo dire che IKEA è entrata come la Coca-Cola. Sinonimo di mobili, dai. Si muovono immobili economici, magari che funzionanti anche in qualche modo. Va bene, è una cosa interessante dei mobili IKEA che non sono mangiati dei tarli, almeno per il momento non vedo tarli No, che anche perché c'è una riescono. colla che legno, quindi. Benissimo. Allora io posso condividere il tuo testo Sì, che... senz'altro. Eccoci qua. Ecco, la prima fake news, diciamo così, di oggi è appunto una notizia si è un po', diciamo così, ha fatto come un boomerang, nel senso che questi scienziati, come capita spesso, hanno dato dei nomi un po' bizzarri, un po' strani, a delle specie nuove. In particolare hanno dato a tre specie di cetonidi i nomi dei tre draghi di Game of Thrones, di questa famosissima serie televisiva. E questo per farsi un po' di pubblicità, diciamo così, e per attirare l'attenzione su dei coleotteri che normalmente non sono poi così famosi, diciamo così, e così, così tanto conosciuti. Però poi questa cosa, diciamo così, è stata trattata da un paio, diciamo, di giornali, qui ne riporto uno, che poi hanno, diciamo così, riportato i nomi delle specie perché erano particolari, perché erano bizzarri, ma in un modo completamente sbagliato. Per esempio, qua viene detto, che diciamo così, questi tre coleotteri descritti sono del genere Scarab. In realtà non sono del genere Scarab, sono di un genere di cetonidi tropicali che ovviamente non si chiama Scarab, ma nell'articolo loro dicevano Scarab beetle, cioè che vuol dire appunto scarabeidi, e di conseguenza si sono confusi. Un altro errore molto comune, è che loro dicono, che questi coleotteri fanno parte di un gruppo di 8 specie di scarafaggi recentemente scoperto. Allora, qua è un errore comunissimo e vecchissimo, perché in inglese, scarafaggio, cioè proprio l'animale scarafaggio, è cockroach. Invece beetle vuol dire coleottero. Infatti ci sono tutti i vari tipi di coleottero: longhorn beetles, sono i cerambicidi, jewel beetles, sono i buprestidi, eccetera, eccetera. E Però quindi posso anche qua. Riccardo dirti che in tanti anni anche i nostri musei ad Esapolis, ma anche la Casa delle Farfalle, molte persone quando vedono i coleotteri li chiamano scarafaggi, perché confondono la parola scarabei con... Forse i Beatles hanno fatto un po' di confusione anche loro, portando la traduzione dei Beatles, diciamo, inglesi,
ha creato un po' di confusione, però da noi in Italia si usa spesso confondersi in questo modo, quindi noi cerchiamo di correggerlo per quello che possiamo. Sì. Però poi diciamo che Beetle in linguaggio comune, diciamo linguaggio popolare, possiamo dire viene anche usato per indicare lo scarafaggio, però quando si tratta di nomi comuni di animali, nello specifico il nome diciamo comune non scientifico degli scarafaggi è cockroaches, invece i coleotteri sono appunto beetle, perlomeno appunto come linguaggio, diciamo nomi comuni corretti, ecco. Poi anche lì probabilmente se uno parlasse con qualche inglese malinformato potrebbe chiamare uno scarafaggio beetle, ecco. Però diciamo che questa è un po' la storia. E un'altra notizia, diciamo sempre di coleotteri, che era girata, mi ricordo quando era venuta fuori, era girata dappertutto, Facebook, vari social, siti internet, giornali, di tutto, cioè questa, il fatto che venisse postata questa foto con delle coccinelle dell'Harmonia xyridis all'interno della cavità orale di un cane, della bocca di un cane, e venisse detto attenzione, questi insetti sono pericolosissimi, si insediano nelle bocche dei cani, controllate i cani a casa vostra, eccetera, eccetera. E ovviamente è tutto molto allarmistico. In realtà questa foto, che ogni tanto mi capita ancora di vedere, quindi ogni tanto torna fuori, è la, diciamo così, la documentazione di un singolo caso clinico riportato in letteratura da un veterinario appunto degli Stati Uniti, e probabilmente diciamo così, le coccinelle erano in un numero talmente grande che hanno trovato nella bocca del cane un ambiente umido e caldo e di conseguenza estremamente, diciamo, adatto a svernare. Però, ripeto, si tratta di un caso unico. L'Harmonia xyridis posso dirti, assolutamente... sì, posso dirti una cosa però, che Harmonia, tu lo sai molto bene, quando raggiunge numeri importanti si aggrega in quantità enormi sui muri di case, superfici, edifici, eccetera, all'interno. Può anche essere che il cane sia andato lì col muso a fare il man bassa di tutti questi insetti, perché hanno un po' anche che la sua curiosità lo abbia punito. No, diciamo che Harmonia ha poi una specie di sostanza, come tutte le coccinelle, che emette, che è assimilabile a un certo tipo di odori che si trovano anche nel vino. Sì. Quasi che sia stato un cane di importazione veneta e quindi abbia avuto la tendenza... No, adesso, questo per scherzare, non lo so, però... del cane, però effettivamente le coccinelle, le Harmonia xyridis in particolare, è riconosciuto che abbiano un'attività, diciamo così, abbiano delle proprietà tossiche. Di conseguenza, sicuramente non sono degli animali che si possono mettere in bocca oppure toccare, poi mettersi le mani in bocca, eccetera, eccetera. Quindi questo è da dire, che sono tossiche e quindi bisogna stare, diciamo così, non è che si possono mettere in bocca o fare cose di questo tipo. Però, ripeto, non sono assolutamente parassiti abituali dei cani, e soprattutto non esistono altri casi, ecco, e quindi questa era la seconda. La terza fake news invece è un po' simile alla prima, nel senso che il, diciamo così, riguarda sempre la confusione tra coleotteri e scarafaggi. Ci sono due articoli, questo sulla sinistra dice appunto come capire se ci sono blatte in casa, e la foto c'è un bellissimo tripocopri su Geotrubide, che è uno scarabeo stercorare, non c'entra assolutamente niente con i coleotteri, con gli scarafaggi. E in più viene data un'informazione che, per quanto io abbia cercato, diciamo così, nella letteratura scientifica, non ho trovato, diciamo così, una prova di questo, ovvero che gli scarafaggi possano trasmettere la tenia all'uomo. Sicuramente portano delle malattie, soprattutto quando depongono le feci sul cibo. La tenia assolutamente non mi risulta, si prende in tanti modi, ma non mi sembra proprio con questo vettore, che non è riportato. Invece l'articolo di destra è un caso abbastanza recente. Sappiamo che nel lago di Bolsena ci sono delle proliferazioni assolutamente fuori controllo e non naturali di chironomidi. Per questo motivo nel lago di Bolsena hanno fatto dei trattamenti con degli antiparassitari per appunto abbassare questo numero di chironomidi. E nell'articolo viene detto che insieme a questi chironomidi
Un altro problema che è stato registrato è quello dei coleotteri carabidi, che effettivamente nei periodi, diciamo così, di caldo e nei periodi di, soprattutto dell'estate in cui c'è umido, così vengono attirati dalle fonti luminose. Ecco, però qua c'è da dire una cosa. L'articolo parla di carabidi che sono utili perché mangiano altri insetti. In realtà, nella stragrande maggioranza dei casi, i carabidi che arrivano nelle abitazioni sono i cosiddetti carabidi granivori, cioè sono diverse specie appartenenti a diversi generi, quindi non sono una specie sola, che mangiano appunto i semi delle graminacee o dell'erba medica o di altri tipi di piante e di conseguenza poi fanno, quando ci sono delle disponibilità di piante elevate, anche loro raggiungono delle densità molto elevate. E mi è capitato tra l'altro, mi ricordo, vicino a casa mia, se non mi ricordo male, a Savignano sul Panaro, in provincia di Modena, che c'erano appunto delle case che avevano contattato la USL per appunto questi problemi, che avevano effettivamente delle montagne di carabidi nei cantoni della casa, e mi ricordo che il veterinario della USL aveva mandato una foto a Mauro Ferri, che è uno dei membri del gruppo modenese di scienze naturali, che è veterinario anche lui, e in effetti si trattava di Girandromorphus etruscus, che è un carabide di questi granivori. Ecco. Sì, può darsi che poi anche le derrate portino a piccoli insetti che vengono poi predati da qualche altro carabide, anche diciamo che predatore. Sicuramente questa è la ragione della loro presenza, che le luci li attirino, poi è abbastanza normale, poi sempre meno. Sì, le luci, però rassicuro il fatto che adesso è molto meno comune che vengano attirati, perché le luci a LED, quelle di colore bianco o di colore giallo, non attirano. Non avendo una componente ultravioletta, non attirano gli insetti né le falene né i carabidi, o li attirano in misura veramente minima. Invece, tipi di luci che attirano moltissimo gli insetti sono o quelle ai vapore di mercurio, che però sono fuori legge, quindi immagino che nei ristoranti non ci siano, oppure i neon. Quindi, se volete cambiare i neon con i LED, fate un favore all'ambiente, perché i LED consumano molto meno, e anche vi evitate il fastidio di avere gli carabidi in casa. Beh, no, diciamo che è veramente anche difficile avere queste situazioni. No, anch'io da piccolo andavo a cercare il Carabus violaceus, molto piccolo, diciamo, in città, e andavo sotto i lampioni a Città Giardino a Padova, che era il posto dove appunto queste luci, i vapori di mercurio, altre lampade che si usavano all'epoca, le attiravano. Poi andavano anche a mangiare cose che arrivavano lì vicino, perché venivano attirate dalle luci. Sì, infatti anche a me è capitato tante volte di trovare dei grossi carabidi alla luce, ma la mia impressione è stata che più che arrivare lì per la luce, arrivavano per mangiare, ecco, in effetti. Allora, benissimo, allora speriamo di poter correggere per quanto poco questo tipo di informazione, ma noi stiamo lì allerta, pronti a scovare chi fa qualche piccolo passo falso, senza però infierire, come abbiamo detto più di tanto. Ci piace essere così critici, ma poi, come si sa, se si vuole essere troppo critici si rischia di essere criticati, perché gli errori se ne fanno tutti, ovviamente, noi non possiamo. Infatti il nostro intento è sempre quello di non di dire colpa vostra, avete sbagliato, avete schimato, di al contrario dare un'informazione giusta che compensi, diciamo così, il fatto che qualcuno potrebbe aver ricevuto queste informazioni scorrette. Benissimo, non so come vedete la mia immagine, perché io vedo che si blocca, vedo anche le vostre, forse il sistema che dà qualche problema, ma intanto la voce si sente benissimo. E volevo dirvi che vedo anche moltissimi collegati, vedo anche Marco Colombo, che lo saluto tantissimo, e volevo ricordare, se non sbaglio, che la prossima diretta ci sarà con noi, torna con noi Emanuele Biggi, che è una bellissima notizia. Poi Emanuele è sempre stato con noi, ma ha avuto impegni estivi e poi della trasmissione Geo, che è ricominciata. Poi ci siamo visti per una registrazione di una puntata ieri, che andrà in onda domani su Geo, il pomeriggio, dove parliamo dell'invasione delle locuste, perché, come sapete, quest'anno è stato veramente pazzesco, anche per non solo per l'invasione delle locuste, ma anche per il Covid, che ha bloccato molti dei tipici interventi che venivano fatti per contenere queste invasioni. E l'invasione è partita da una situazione
oggi si tendono a definire anomale, bisogna vedere in futuro quanto lo è, ma di fatto è un, sembra molto prodotta dall'uomo, cioè quel famoso Niño che si trova nella zona dell'Oceano Indiano, che non è quello dell'America, che ha altri nomi, ma che praticamente risente del cambiamento climatico in atto e comporta con più frequenza fenomeni come dei cicloni locali che fanno piovere in zone di deserto, nella zona dei paesi arabi, l'Arabia, penisola arabica, eccetera. Lì si creano delle situazioni pazzesche, perché proprio le locuste del deserto, in quelle condizioni di caldo e umido, che si ripetono, poi in questo caso sono ripetute a breve distanza, hanno consentito una schiusa enorme di cavallette e anche lo sviluppo di piante, e questo determina la densità enorme di popolazione. Da lì è partito tutto, si è innescato un fenomeno come la miccia quando si dà fuoco alla polveriera, che sta prendendo fuoco e porta l'incendio, diciamo, la cosa in giro. E l'Africa è stata sommersa, il Corno d'Africa, poi il Kenya, ma è arrivato fino in Namibia e Sudafrica, è stata sommersa da miliardi di cavallette che, ricordo, chi non lo sa, si mangiano il doppio del proprio peso ognuna al giorno. Quindi stiamo parlando di situazioni veramente impressionanti. La cosa che magari poi per televisione non c'è modo sempre di parlarne, perché è sempre abbastanza il tempo limitato, e che c'è questo aspetto legato all'uomo, ma anche l'uomo che interviene per controllarle, crea degli ulteriori squilibri, perché devono buttare pesticidi. Allora, la prima lotta che si fa con le cavallette è in aereo o da terra con i cannoni, con piretroidi adesso, prima si buttavano anche altre cose, e potete capire che non so se è meglio tenersi le cavallette, che peraltro sono anche una risorsa. Se uno volesse pensare di utilizzarle, si potrebbe benissimo utilizzarle come risorsa alimentare, non solo per noi ma anche per gli animali, quindi è proprio tutta una logica distorta. Si distrugge una risorsa, si distrugge un ambiente con i pesticidi che creano ulteriore squilibrio. Le cavallette sono ottime interpreti di questi squilibri, di queste situazioni tra deserto e ritorno della vegetazione, eccetera. Altre soluzioni biologiche, non ne abbiamo parlato perché non vi anticipo nulla di questo, sono interessanti perché sapete che la scienza sta andando avanti e guardando a funghi entomopatogeni, il gruppo Boveri o anche altri, che attaccano questi animali anche allo stadio adulto, perché quello è il problema. Però sapete come si spargono questi funghi? Con oli vegetali o gasolio. Gasolio funziona molto bene. Se ne va un chilo per ettaro, però non è molto, però buttano gasolio a nastro sull'ambiente. Pensate alle petroliere che vanno sulle coste, che vanno su, questi devono buttare su una superficie enorme gasolio, per quanto sia poco per ogni ettaro, insomma, dicono che non succede nulla, ma è sempre così. Ora capite che nella distorsione nostra di avere colonizzato questi spazi, aver cambiato il clima, avere portato un numero di persone in condizioni misere, eccetera, sopportare questa situazione delle migrazioni e anche a combatterle in questo modo è veramente assurdo. Qualcosa non sta funzionando, bisogna prendere la radice della questione e cambiarla completamente, reinterpretare completamente il nostro modo di vivere. Questo lo dico, intanto ne accenniamo, poi magari avremo modo di parlare, di approfondire questo fenomeno che è sempre molto affascinante, perché poi capita che anche da noi, con alcune specie nostre, anche una specie di Calitanus italicus, o comunque questa è una specie che va fino in Asia, ma anche il Lotostarus maroccanus, altre specie di cavallettone, in questo caso grossi, che assomigliano molto alla schistocerca gregaria, che vedo prima, quella del deserto, la locusta migratoria, hanno queste pullulazioni. Tu, Riccardo, peraltro avevi parlato nelle puntate precedenti, la Milabris variabilis, che appunto era stata portata in Sardegna proprio per combattere, che è un predatore praticamente delle uova di cavallette, anche estremamente interessante. Quindi noi intanto affrontiamo questi temi. Allora, visto che c'è Marco Colombo che ci ascolta, che è sempre veramente, peraltro lui porta avanti anche dei social, veramente un sacco di lavoro e ha tantissimi follower, è bravissimo Marco, vorrei invitarlo, se magari ci sente adesso e lo contatterò, per venire a dare un saluto quantomeno, non importa se fa un intervento, un saluto, visto che c'è Emanuele, ci riuniamo e ci salutiamo, e così abbiamo modo di stare tutti insieme. Lui è anche uno di quelli che ci ha seguito fin dall'inizio nelle dirette. Ecco, puoi sempre avere Marco Colombo in diretta, dai. Beh, diciamo che è un'eccellenza italiana, e come le eccellenze italiane va valorizzato anche da parte nostra. Lui comunque non ha problemi a valorizzarsi da solo, è lui che valorizza noi, se mai venito, però
e noi facciamo il possibile per tenere alta l'eccellenza. È come il parmigiano reggiano, diciamo, da voi. Adesso Marco si metterà a ridere, magari scriverà qualcosa. Eccolo qua, poi ci sentiamo, grazie, ha scritto. Benissimo, allora io adesso ho l'onore di, così grazie anche a Riccardo che ci ha fatto da intermediario, a collegarci con il dottor Davide Badano. Lui è un ricercatore dell'Università Sapienza di Roma, poi lui ci spiegherà meglio anche il suo ruolo, e adesso lo chiamo dentro con noi, eccolo qua. Buon pomeriggio Davide. Buonasera, grazie Enzo per la presentazione. E, appunto, sono ricercatore presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologia Charles Darwin dell'Università La Sapienza e mi occupo di evoluzione sistematica e filogenesi dei neurotteri, che sarà l'argomento che tratterò questa sera. Allora, io adesso, non per togliere spazio, ma oscuro un po' così anche i nostri colleghi, ecco, così riusciamo a vederci meglio nelle presentazioni. Io aggiungo anche quello che ci hai portato, perché ho visto... Allora, posso chiederti così, dopo magari lo dirai, tu hai studiato i neurotteri anche come fossili? Sì, infatti io mi sono occupato un po' dei neurotteri in tutti i loro aspetti sostanzialmente, quindi sia la tassonomia, la sistematica delle specie viventi, soprattutto dei formicaleoni, ma in questo momento mi sto occupando anche della loro storia evolutiva, quindi una particolare attenzione ai fossili. Perché mi capita, mi è capitato soprattutto in passato, ma abbiamo parecchi campioni, dare un'occhiata, di avere delle ambre di varie provenienze. Non so se tu hai studiato i neurotteri sulle ambre del Myanmar, per esempio, famose per appunto... Poi verrà trattata, la tratterò. Dopo ne parliamo. Benissimo, sì. No, io poi... Ti dico, ho un grandissimo amico che ogni volta che vado a Mosca e vado a trovarlo, è venuto anche qui da noi a trovarci, che è Alexander Rasnitsin, che tu probabilmente conosci perché è un paleontomologo, e lui è sempre lì con queste ambre sotto il microscopio, anche la sua età, Alexander Rasnitsin. Diciamo, lui è del gruppo di grandi paleontomologi dell'Accademia delle Scienze di Mosca, che hanno una scuola importante, diciamo, ecco lì. Ecco, e anche ormai comunque nel campo della paleontomologia ci sono molti esperti anche nordamericani, europei e anche soprattutto cinesi ultimamente. Benissimo, io ho visto infatti delle cose straordinarie che stanno arrivando dalla Cina, veramente pazzesche, anche lì fossili non solo in ambra, ma soprattutto nel mondo degli insetti parlo, perché non parliamo di dinosauri, poi lì hanno veramente messo in luce delle cose incredibili, ma ho visto veramente dei precursori dei lepidotteri, non come parenti lepidotteri, ma specie che hanno interpretato il ruolo ecologico delle farfalle, per esempio, con disegni sulle ali. E penso che in realtà sarà una delle cose che mostrerò tra poco, ecco. Fantastico, fantastico. Allora, io non volevo anticipare troppo, mi dispiace, non ho visto la tua presentazione, ma ero entusiasta di averti qui, ti ringrazio moltissimo. Quindi ti lascio procedere, se ho delle interruzioni, magari per delle richieste, delle domande, te le faccio, oppure tu vai avanti. Quindi, appunto, i neurotteri sono un gruppo che normalmente non si sente parlare di neurotteri, sono un gruppo relativamente minore di insetti olometaboli, quindi a metamorfosi completa, che però presentano un'enorme diversità sia di forme che di biologia ed ecologia, che li rende particolarmente interessanti. Noi tutti siamo più o meno familiari con le crisope, che sono questi piccoli insetti di colore verde brillante che sono spesso attratte dalle luci domestiche anche soprattutto nel periodo estivo, che hanno questo aspetto vagamente simile a una libellula, però ovviamente tengono le ali a tetto sul corpo quando sono a riposo e sono anche nettamente più piccole. Nel caso delle crisope sono anche famose per il loro ruolo come ausiliari in lotta biologica, in quanto le larve, come quella che vediamo qui di sotto, sono predatori di afi, di cocciniglie e altri fitofagi. Tuttavia, ovviamente, questi sono solo i rappresentanti più comuni e famosi di un gruppo che in realtà è piuttosto
di piccola diversità giorno d'oggi, infatti sono poco meno di 6.000 specie. Qui vediamo una carrellata dei principali gruppi di neurotteri e anche di alcuni ordini vicini, ovvero i rafidiotteri, che sono questi col collo allungato, i megalotteri. Ma la scarsa diversità dei neurotteri in realtà è controbilanciata da un'elevata disparità morfologica, ovvero presentano una grande diversità di forme e di funzioni. Noi vediamo per esempio qui alcuni rappresentanti dei principali gruppi viventi. Abbiamo per esempio i coniaterigidi, che sono quelli in alto a sinistra, che sono insetti di piccole dimensioni, di pochi millimetri coperti di cera, fino ad arrivare ai formicaleoni. Qui abbiamo un esponente particolarmente spettacolare del Nord Africa, che vediamo invece in basso a destra, che possono raggiungere anche un 15 cm di apertura alare. Si hanno anche forme ancora più inusuali, come i mantispidi dagli arti anteriori raptatori, che sono invece questi, e in cui molte specie imitano le vespe. E infine, per esempio, i nemopteridi, che hanno queste lunghe ali a racchetta. Ma la diversità, la disparità morfologica sono ancora più grandi allo stadio larvale. Qui vediamo sostanzialmente le larve delle famiglie che ho rappresentato prima. Quindi si va da larve piccolissime, come quelle dei coniotterigidi, che non si nutrono di cocciniglie, alle larve di crisopa che ho già mostrato, oppure a forme bizzarre come le larve dei nemopteridi, che hanno questa sorta di collo allungato, o un grande gruppo di predatori all'agguato, come per esempio gli ascalafidi e i formicaleoni, e qui vediamo appunto una larva di ascalafide in attesa della preda. Le scalafidi hanno sempre larve così appiattite o a volte hanno larve più simili alla formica leone? Sì, la differenza, Oh, no. in realtà le differenze sono molto ridotte, perché come si è visto anche da studi recenti, sono due gruppi strettamente imparentati che potrebbero anche essere considerati come un'unica famiglia. Vi sono alcune specie che sono adattate a vivere, per esempio, al di sotto delle rocce, come quello che ho mostrato poco fa, oppure per esempio sui tronchi, e quindi hanno questo tipico aspetto fortemente appiattito. In genere si differenziano dai formicaleoni perché presentano queste escrescenze ai lati del corpo che sono caratteristiche. Questo perché i formicaleoni, invece, come mostrerò dopo, sono invece animali fossori, quindi scavano, e queste strutture sarebbero un impedimento. Ma io mi sono permesso di dire, non so se vedete poi la mia immagine in movimento perché mi dà frizzata e sono fermo, però mi sono permesso di dire perché gli ascalafidi, per tutti quelli che sono appassionati di natura, siccome poi sono spesso localizzati, però quando si incontrano è una cosa magica. Sembrano Sì. usciti da un libro, da un cartone animato di Walt Disney, così colorati, leggeri, queste antenne con la pallina, come uno dice a un bambino, fa le farfalle, non sono farfalle, ovviamente, sono neurotteri, però sono carinissimi. Sì, è interessante che i primi ascalafidi, quando vennero descritti nel Settecento, infatti vennero inseriti nel genere papilio Incredibile. insieme agli lepidotteri, ecco. Però ovviamente questi sono quelli che incontriamo da noi in Europa, perché per esempio in realtà la maggior parte degli ascalafidi sono animali crepuscolari o notturni, con ali praticamente trasparenti, e quindi assomigliano molto di più a delle libellule, ecco, che a quelli nostrani, ecco, che sono un po' simili a Però farfalle. questi animali così carini in alcuni casi, poi in verità sono dei predatori feroci. Vedo qui delle mandibole, ovviamente. Infatti questo era un po' per rappresentare la caratteristica tipica delle larve di neurotteri, che sono queste grandi mandibole che in realtà vengono utilizzate sostanzialmente come l'apparato boccale di un ragno. Quindi i neurotteri, le larve di neurotteri mordono, afferrano la preda, iniettano degli enzimi digestivi e poi succhiano i contenuti. Ecco, c'è Marco Colombo che l'abbiamo stimolato prima, che ci chiede che specie era, ma non so se magari il genere, quel mantaspide nero, che sono rimasto quando quel cosa che mantispide, scusa, nero, che scusa, perché io con le mantidi intanto faccio un po' di confusione. Un mantispide bellissimo. Questa qui è una Climacella pseudoialina, è una specie sudamericana. E imita un fenottero alla fine. Sì, questa qua imita una specie, mi sembra, di Polistes.
Bellissimo, sì, ho visto, sono stato appunto anche da poliste simili in Sud America, si trovano questi nidi appesi dei poliste neri, che se li disturbi un attimo ti corrono. E poi la cosa peculiare di, in questo caso, che in questa foto non si vede, non si apprezza moltissimo, però in realtà solo metà dell'ala è scura, l'altra è chiara, perché dato che i neurotteri hanno due paia di ali di grande dimensione, con questa linea scura imita la classica postura delle ali degli imenotteri, in cui vengono sovrapposte e quindi appaiono più scure. Ma posso così, adesso, questo è un argomento che ci appassiona moltissimo, appassiona tantissimi. Possiamo, scusa se ti interrompo nella presentazione, ma l'occasione è, diciamo, la ghiotta. Poi il mantispide è rispettato, diciamo, non è, è meno predato, secondo te, perché è così simile a questi imenotteri che sono, pungono, insomma, sono aggressivi, oppure perché in qualche modo gira attorno anche al loro nido? Quello in realtà, come si sa, in realtà nel caso del mimetismo battesiano, in realtà poi non si ha mai una vera certezza di quale sia il modello e quanto sia efficace, è sempre molto complesso, ecco, quindi si sa ben poco in realtà, poi specialmente nel caso dei mantispidi, perché comunque sono insetti crepuscolari o notturni. Io li vedo sulle luci, quando mettiamo delle volte le luci per attirare le falene, qualche volta ne arriva qualcuno, soprattutto nelle zone tropicali, sono bellissimi, veramente, sono bellini. In Italia ne abbiamo solo tre specie e nessuna imita gli imenotteri a questi livelli così spinti, ecco. Scusa l'interruzione, ma era più forte di me, perché veramente so che anche gli altri piacciono. E guarda, ti metto anche qui, c'è un altro nostro naturalista che ci segue, dice i neurotteri sono uno dei miei ordini preferiti. Ecco, questo per dirti, è veramente centratissimo l'argomento, quindi sei seguito in questo momento molto da chi è collegato, e sono sicuro poi chi vedrà, e sono migliaia le persone che vedono poi la diretta, gioiranno di questa conoscenza, di questo ordine. Quindi, beh, appunto, come dicevamo prima, la caratteristica è il tipico apparato boccale, che inoltre, come vediamo in questo formicaleone, in alcuni casi, come formicaleone a scalafide, è anche dotato di grandi denti. Quindi i neurotteri sono un gruppo antico, e questa è appunto una delle loro caratteristiche che li rende particolarmente interessanti dal mio punto di vista. Quindi i primi neurotteri sono noti dal tardo Permiano, e questo gruppo ha avuto un'enorme diversità, ha raggiunto soprattutto da un punto di vista morfologico come disparità durante il Mesozoico, quindi durante l'era dei dinosauri, se la vogliamo così definire, in cui erano presenti molte forme. Alcuni erano, come possiamo vedere in questa carrellata, alcuni erano praticamente identici a quelli attuali, a volte invece presentavano strutture peculiari non sono più presenti nei loro discendenti moderni, e in altri casi appartengono a gruppi completamente estinti. E in particolare, come accennavo precedentemente, tra i neurotteri si hanno anche alcuni dei primi impollinatori, e in molti casi erano dotati anche di un apparato boccale specializzato a succhiare linfa oppure a succhiare polline, scusate, a succhiare nettare oppure a nutrirsi di linfa, di polline, in cui abbiamo per esempio uno di quelli più spettacolari sono i calligrammatidi, che assomigliano a dei lepidotteri diurni, e questo sia nella forma delle ali, sia per esempio in alcuni motivi e colorazioni, come per esempio anche erano presenti questi caratteristici uccelli alari di grandi dimensioni. Ecco, una cosa, che i calligrammatidi sono bellissimi, recentemente ne hanno trovati, conservati molto bene, proprio sì, in Cina, sì, mi pare. La cosa interessante che sottolineiamo, che nel museo noi abbiamo anche, penso, un neurottero o un lotodeo, oppure anche un calligrammatidi, abbiamo qualcosa di questo, dei fossili. Ma la cosa interessante è che si vedono nel fossile ancora i disegni a forma di uccello. Sì, sì, sì. Perché hanno diverso spessore e consistenza, quindi in qualche modo non è un colore vero che rimane, ma rimane una diversa colorazione proprio legata alla consistenza che
non c'è solo disegno, è anche uno spessore, no, dentro la struttura dell'ala. Sì, ma infatti, per esempio, quello che è mostrato nella figura in alto, queste strie più chiari lungo sostanzialmente a tre quarti dell'ala è quello che resta del disegno originale. Ovviamente poi i colori bisogna pensare che sono alterati, che noi non potevamo mai sapere esattamente qual era la colorazione di questi organismi. Poi ci hanno anche molto favoleggiato su questa cosa degli uccelli, che li utilizzassero per spaventare predatori o simili, quindi è un argomento abbastanza affascinante, però d'altra parte non bisogna neanche considerarli, come spesso è stato fatto anche nella letteratura scientifica, come degli animali completamente analoghi agli attuali lepidotteri, perché bisogna pensare che comunque erano vicini ai formicaleoni e quindi le larve, per esempio, erano quasi sicuramente predatrici. Però devo dire, non so, tu correggimi, io magari a memoria, adesso non sono preparato, per cui cito a memoria, l'apparato boccale si è visto che aveva una certa tendenza a evolversi chiaramente per non masticare solamente polline, perché qui stiamo parlando, mi pare adesso, caligrammatide, atenogrammatide, eccetera, stiamo parlando del Triassico, se non sbaglio. No, questi gruppi successivi sono Giurassico-Cretaceo. Ah, quindi per forza allora qui cominciano già a esserci fiori già molto più evoluti. Esatto, però spesso poi ci si dimentica anche che in realtà durante il Mesozoico vi erano delle gimnosperme che avevano un'impollinazione entomofila e quindi vi erano gimnosperme che erano impollinate da insetti. Quindi diciamo Triassico avevano già cominciato, alla fine del Triassico avevano già cominciato la loro strada verso queste forme che assomigliavano, quantomeno occupavano uno spazio simile a quello occupato da alcuni lepidotteri ora, che già facevano, già si affacciavano all'epoca anche loro, perché si separavano da qualcosa di simile ai tricotteri, da un antenato comune, e cominciavano a masticarsi i grani di polline. Sì, esatto, perché comunque nell'impollinazione degli insetti vi è stato un passaggio tra un gruppo che praticamente impollinava, vari gruppi che impollinavano gimnosperme, poi si è passati a quelli che invece, con un cambiamento nella flora generalizzata a livello globale, che invece si sono evoluti su angiosperme. E in alcuni casi vi è stata una transizione da gimnosperme ad angiosperme, in altri casi invece sono gruppi completamente diversi, e molto spesso quelli legati a questa flora mesozoica sono ovviamente scomparsi. È il caso per esempio di questi neurotteri e anche di altri gruppi come mecotteri e simili. Però è anche interessante notare che in realtà anche nelle faune moderne di neurotteri molti gruppi si nutrono soprattutto di polline. Infatti per esempio i crisopidi la maggior parte dei crisopidi da adulti si nutrono di polline, anche per esempio i nemopteridi. Quindi in realtà hanno sempre continuato su questa linea. Beh, diciamo che il polline poi sorprende, perché è veramente un nutrimento che viene adottato da molti organismi, che artropodi, che li definiamo come carnivori, addirittura i ragni lo utilizzano moltissimo, e non solo ragni saltatori, ma anche ragni che fanno tela, oro spider, come si chiama in inglese, che raccolgono il polline, proprio lo catturano, diventa una componente importante. Quindi il polline è veramente un elemento che viene utilizzato in modo abbastanza ubiquitario da un sacco di gruppi diversi. Quindi, appunto, è anche interessante notare che, questa è una curiosità, che avevano questa grande disparità morfologica nel mesozoico, e molti gruppi si sono estinti, ma allo stesso tempo hanno anche lasciato alcuni sopravvissuti. Per esempio vediamo in questo caso il genere Dilar, che è noto di Ambra birmana, ma in realtà è ancora presente nella fauna europea e paleartica in generale, con forme che sono cambiate, mutate pochissimo da quell'epoca. Abbiamo per esempio in questo caso di Larduelli, che è un endemismo delle Alpi occidentali italiane e francesi. Ma la grande disparità morfologica si riflette anche in una diversità negli stili di vita. Quindi abbiamo gruppi con larve acquatiche,
come per esempio i sisiridi che vediamo in alto, che hanno la peculiarità di nutrirsi di spugne d'acqua dolce, oppure i nevrorti, di cui sono un gruppo al giorno d'oggi piuttosto relitto, con una distribuzione biogeograficamente interessante, sono nel bacino del Mediterraneo, nell'estremo oriente e in Australia, e poi soprattutto un'altra famiglia più importante, anche se la nostra fauna è rappresentata da un'unica specie, gli osmilidi, che vediamo in basso, che hanno questi stiletti boccali lunghissimi e estremamente sviluppati. Anche questi si trovano lungo i corsi d'acqua. Prima appunto abbiamo discusso un po' le peculiarità dei mantispidi, ma probabilmente da un punto di vista biologico, la cosa più interessante del gruppo non è la loro somiglianza con le mantidi per via degli arti raptatori, oppure la caratteristica di imitare le vespe, ma in realtà è la biologia larvale. Infatti, la maggior parte dei mantispidi sono predatori di uova di ragni, e quindi hanno una larva di primo stadio, che vediamo qui in basso, la figura mediana, di forma allungata, piccola e molto mobile, che cerca le ovature di ragno, vi penetra all'interno e di cui si nutre delle uova in esso contenute, e ha sostanzialmente una trasformazione in cui le appendici si riducono e diventa estremamente rigonfia e assume questa forma a C. Tra una famiglia affine, ovvero i Berottidi, che in Italia sono rappresentati da un'unica specie che è stata riscoperta di recente, era stata non più ritrovata per oltre 150 anni, che però è molto simile a quella qui rappresentata, invece hanno larve termitofile che si nutrono a spese di termiti e hanno una biologia relativamente simile nello sviluppo a quelle dei mantispidi, però ovviamente con la differenza di una differente fonte di sostentamento e di prede. Queste le troviamo, cioè rara, ma si trova da noi in Italia, a spese, non so, delle termiti, delle due specie, non so, che vivono da noi, le Sì, terme. dovrebbe andare su Reticuli Termes, però appunto, è stata riscoperta di recente, è stata descritta per l'Italia, si chiama Scelipterum fulvum, come locus tipicus era la Calabria, e poi è stata sostanzialmente dimenticata, non più trovata per oltre 150 anni. Ha continuità questa con la fauna nordafricana, poi. La fauna mediterranea orientale, infatti è una specie che è diffusa sui Balcani, cioè nei Balcani, in Turchia e Ok. anche in Medio Oriente. Era una recente scoperta di interesse riguardo alla nostra fauna. E infine veniamo appunto al mio gruppo favorito, ovvero i formicaleoni, perché un'altra caratteristica dei neurotidi è stata la colonizzazione del suolo, quindi non si hanno solamente forme le cui larve vivono nei corsi d'acqua oppure sugli alberi, come nel caso delle crisope, ma molte famiglie hanno invece colonizzato gli ambienti terrestri, soprattutto gli ambienti sabbiosi, come nel caso dei formicaleoni. E il formicaleone infatti è presente in quasi tutti i libri di storia naturale che si è dedicata agli insetti per via della caratteristico comportamento delle larve di costruire un imbuto nella sabbia che viene utilizzato per catturare più facilmente le prede, che sono generalmente formiche o altri piccoli insetti che camminano sulla superficie del suolo. Tu hai Quindi, provato ad allevarle sicuramente, no? Queste in sì, casa, così. io ho allevato parecchie decine di specie di formicaleoni. Ed è abbastanza, diciamo, se li metti in questo ambiente polveroso, chiamiamolo così, questi detriti molto fini o sabbia o situazione così, si riesce, c'è, cioè, qualche espediente particolare a tenerle asciutte, non lo so. Beh, loro devono, cioè normalmente stanno in condizioni senza acqua, nel senso sono in ambienti aridi e completamente asciutti, anche le specie italiane. E poi in realtà sono molto semplici da allevare, vi sono alcune specie che magari richiedono qualche accorgimento in più quando devono impuparsi e l'adulto deve sfarfallare. Ma come prede, poi in casa uno può dargli anche delle Sì, drosofile.
Sì, in realtà catturano qualunque insetto che abbia di dimensioni analoghe, cioè di dimensioni adatte che possano facilmente sopraffare e catturare, eccetto ovviamente quelli che magari hanno tegumenti fortemente sclerificati, come può essere certi coleotteri, che in tal caso non sono prede idonee. E per difendersi dall'acido formico, perché le formiche comunque hanno delle difese, no? Sono in grado di... non sì, hanno problemi, diciamo, rispetto a questo tipo. Non hanno nessun problema, anche perché comunque poi loro, quando catturano la formica, la trascinano sotto la sabbia e non dà problemi. Ovviamente le formiche, c'è formica e formica, quindi vi sono alcune che possono anche mordere, difendersi, oppure anche pungere il formicaleone stesso, perché molte formiche sono dotate di aculeo, quindi certo, ovviamente sono sempre una preda difficile, ma in realtà, nonostante il nome, non sono legati esclusivamente alle formiche, ecco. È anche interessante notare che in realtà l'imbuto in realtà è tipico solamente di alcuni gruppi di formicaleoni, perché la maggior parte delle larve in realtà cacciano semplicemente all'agguato, semplicemente ricoperte da un leggero strato di detrito. E quindi in questo caso semplicemente l'insetto che passa al di sopra della larva viene catturato con queste mandibole simili a tenaglie. Scusate. Poi abbiamo anche per esempio altri gruppi di neurotteri con larve che vivono al suolo, abbiamo i nemopteridi, che sono quelli con le ali a nastro, oppure gli tonidi, che presentano questa convergenza con le larve degli scarabeidi, che però è un gruppo esotico. E infine, appunto, ci abbiamo accennato prima alle ambre birmane, che sono anche uno dei miei argomenti attuali di ricerca. Questo, per esempio, è uno studio che è uscito un paio di anni fa, in cui appunto ho trattato la grande diversità delle larve di sostanzialmente di formicaleoni affini presenti in queste ambre, e qui si ha proprio uno spaccato enorme di diversità e di disparità morfologica, quindi si hanno da forme che sono praticamente identiche a quelle attuali a forme curiose con combinazioni di caratteri che non sono presenti al giorno d'oggi. Stiamo parlando di intorno ai 90 milioni di anni? Le ambre birmane sono datate a 99 milioni di anni fa. E quindi la famosa zanzara, mi chiedono sempre questa cosa, io ho visto poi pubblicazioni sì, che cercano il DNA, che non si è mai trovato, di insetti conservati, ma in ambre birmane, se tu sai che sei più aggiornato, io non l'ho più cercato, mm-hmm, poi hanno pensato di estrarre il DNA di qualche insetto o di quello che avevano mangiato? No, in realtà è impossibile, perché... noi vediamo questi esemplari e a noi sembrano perfetti, alcuni sembrano proprio come se fossero vissuti pochi minuti fa, conservano esattamente la forma e a volte hanno anche tracce del colore, però in realtà non è rimasto più nulla dell'insetto reale, perché sono come dei calchi sostanzialmente, perché l'insetto è rimasto intrappolato e completamente circondato dall'ambra, e poi sono avvenuti dei processi di decomposizione, per esempio ad opera di batteri o fermentazioni interne, che hanno fatto sì che si decomponesse completamente. Quindi in realtà è un vuoto in cui si è depositata una pellicola carboniosa. Quindi anche della... Quindi nemmeno la chitina, che ho visto una pubblicazione, si diceva che se finita in dentro in particolari strati di roccia conservata bene, perché ha tutta una serie di acidi grassi che possono permettere di resistere anche teoricamente per mezzo miliardo di anni in quelle condizioni. In realtà è più teorico che reale, ovviamente è teorico. Ogni pezzo d'ambra ha un processo diverso, perché ogni evento di decomposizione insorgono dei differenti fattori, a volte viene esposta agli agenti atmosferici, oppure dipende anche da con che velocità la larva, comunque l'insetto viene inglobato dall'ambra stessa, quindi è molto complesso. Ovviamente anche in ambra birmana, negli esemplari che sono conservati meglio, si hanno comunque dei tracce, per esempio, di cuticola, però non è una,
non è rimasto l'insetto tridimensionalmente al suo interno, ecco. Ho visto che alcuni ricercatori che fanno il tuo lavoro nelle ambre utilizzano degli scanner e poi ricostruiscono in 3D con le stampanti. Come sta andando questa cosa? È diventata una cosa che si può fare, oppure il modello virtuale è meglio che la ricostruzione con la stampante 3D? Sì, ho visto che lo fanno, in realtà senza stampante 3D è un argomento che sto affrontando anch'io recentemente in questo periodo. E ti possono permettere di dare una ricostruzione 3D completa dell'insetto e anche in alcune case vedere cosa c'è dentro. Quindi da quello che si vede proprio come in realtà sono proprio delle strutture vuote sostanzialmente. No, perché quindi, dobbiamo dire che poi adesso le ambre birmane sono bellissime, trasparenti, ma molte delle ambre che si trovano non sono affatto trasparenti, sono opache tante volte, quindi è utile avere sistemi per poter vedere dentro senza... anche senza vedere in trasparenza, ecco, come vediamo noi con gli occhi, perché poi che è sempre una trasparenza è per la macchina che vede, i sensori che vedono. Sì, esatto, ma poi anche nell'ambre birmane questi sono alcuni esempi particolarmente limpidi, però ve ne sono altri che sono completamente opachi e si vede in realtà ben poco del contenuto, è difficile. Ti faccio una domanda che forse è meno scientifica, ma le ambre sono considerate delle cose preziose, semipreziose, sono trasformate in gioielli. Penso che anche in Birmania ci abbiano messo su qualcosa di questo. Lavorare con questo materiale, a parte che per noi diciamo è molto più prezioso la parte scientifica che l'aspetto estetico, però molte ambre sono costose, insomma, se trovi poi una lucertola nell'ambra, un animale anche particolare, e prima di tutto è difficile avere questo materiale per studiarlo e poi è costoso per voi? Avete un modo di collaborare con le istituzioni locali? Sì, in realtà è un argomento abbastanza caldo ultimamente, proprio perché il problema, come anche in altri aspetti legati ai fossili, vi è un forte collezionismo degli esemplari in ambra, delle ambre in generale, e questo fa sì che vi sia anche un commercio, in alcuni casi illegale o comunque sotto traccia, che rende molto complesso lo studio del materiale. Questi esemplari qui, in particolare questi qui che mostro, derivano da una collaborazione con un istituto di paleontologia cinese di Nanchino. Bene, io non so se hai completato la presentazione, se sono altre cose, perché sì, siamo prego. Forse forato. No, ma un altro aspetto interessante, per esempio, di questi esemplari in ambra, che mostrano anche comportamenti, tracce di comportamenti che sono presenti ancora oggi nei neurotteri viventi, come per esempio la strategia di camuffarsi, di coprendosi di detriti, come possiamo vedere in questi esemplari, che è anche presente negli ascalafidi e nei crisopidi moderni. E inoltre le larve in ambra forniscono anche un'enorme quantità di dati per lo studio ovviamente della filogenesi del gruppo, su quando si sono originate le famiglie, come si sono evoluti i caratteri morfologici e anche i fenomeni di convergenza che sono insorti all'interno di questo gruppo antico, di cui oggi ci è rimasta solamente una piccola frazione della loro diversità. Benissimo, ma qui vedo un'immagine veramente spettacolare. Siamo uscito da Guerre Stellari, di quelle che fanno la fantasia degli autori. Ok, veramente eccezionale, Davide. Allora io se troverò, diciamo dentro che Riccardo, se ha delle domande, e Gabriella, che poi che hanno ascoltato con attenzione, io... non so se abbiamo occasione, possiamo rinterpellarti, tu sei stato gentilissimo, è veramente affascinante questo mondo, cioè, mi ha incuriosito moltissimo un sacco di cose. Non sapevo neanche io del fatto che alcuni neurotteri avessero le larve acquatiche e predassero delle spugne di acqua dolce, veramente incredibile. Sì, infatti poi se volete magari potete fare una presentazione, qualcosa più legata ai formicaleoni, che sono
oltre al mio gruppo preferito, sono anche quello di maggiori dimensioni, che si incontrano anche più facilmente, oltre ad essere più famoso per questi curiosi comportamenti delle larve. Una domanda che ti viene fatta è, Marco, ancora la faccio, la metto, sono migliorate le condizioni di chi estrae ambre in Birmania? Perché tu sai che in tante parti dove si estrae le ambre, se andiamo anche a Santo Domingo, insomma, o ad altre parti in Colombia, eccetera, non è proprio il massimo, mandano chiunque a scavare. Quello infatti è uno dei, in realtà ancora oggi questo è uno dei problemi riguardo allo studio di questo materiale, appunto, che oltretutto oltre alle condizioni difficili dei minatori, c'è anche il problema che il Myanmar politicamente alcune zone sono piuttosto instabili, cioè un paese piuttosto complesso da questo punto di vista. Queste ambre si trovano in che zona del Myanmar? Sono nel nord del Myanmar, quindi vicino alla Cina. Ok, quindi è confine anche con parte con la Thailandia, diciamo, e con il Laos. No, perché sono proprio al confine nord, ecco. Proprio al confine nord in alto. Sì. Ho capito. Quindi si trovano anche in Cina poi gli stessi giacimenti dall'altra parte? No, i cinesi semplicemente si recano in Myanmar dove hanno contatto, le acquistano in massa o sostanzialmente fanno delle campagne di raccolta. E quindi acquisiscono. Ecco, guarda, abbiamo un sacco di complimenti, io ne metto qualcuno così perché veramente... veramente tutti quanti stanno complimentandosi con la tua presentazione, siamo molto contenti anche noi, perché veramente ci ha affascinato. Allora, ti aspettiamo per uno più avanti con i Formica Leone e così andiamo più a fondo di questo mondo stupendo, veramente di animali incredibili. Grazie mille Davide, allora alla prossima. Vi saluto, grazie. E buona ricerca. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Eccoci qua. Allora, Gabriella, vedo che il microfono è silenziato benissimo. Eccomi. Gabriella, allora, hai visto che mondo straordinario questo, anche che guarda nel passato per guardare il futuro, poi chiaramente per interpretare il presente sicuramente. Sì, tu oggi però hai una notizia che non è entomologica. Ci hai portato qualcosa che fa male, pomodori killer? Esattamente. Fa male a noi o qualcun altro? Perché no, non a noi, grazie al cielo. Forse possono far male. No, grazie al cielo noi possiamo continuare a mangiare pomodori senza avere nessun tipo di problema. Sì, in questo periodo sono particolarmente, mi capitano in continuazione su articoli riguardanti il mondo vegetale, quindi continuo a riportarvi questi. Diciamo che continuo un pochettino anche il filone. Assolutamente ne abbiamo bisogno, poi... Sì, sono d'accordo, assolutamente. Diciamo che continuo un pochettino il filone di quello che avevo preso con la mimosa putica, quindi più che altro continuiamo a parlare appunto di armi di difesa, perché rinnovo di nuovo il concetto del fatto che appunto cominciamo a guardare le piante come organismi viventi come gli altri, per quanto statici, quindi per quanto ovviamente non li vediamo prendere e andare in giro per tutto il mondo, hanno una crescita ovviamente che al nostro occhio è percepita come talmente lenta che a volte appunto le tendiamo a pensare come se fossero degli organismi statici, ma essendo anch'esse organismi viventi devono affrontare tutte quelle problematiche che ovviamente affrontano tutti quanti gli organismi viventi, quindi tentare di prodursi, sopravvivere e ovviamente in questo caso quindi anche difendersi. La difesa da parte delle piante, diciamo, le piante hanno evoluto diversi meccanismi con cui possono difendersi. Le loro difese possono essere raggruppate principalmente in due megagruppi, cioè sono, diciamo, delle difese costitutive, cioè che fanno parte della pianta stessa, che sono quindi delle piante che nascono con questi tipi di difesa, oppure possono essere indotte, ciò vuol dire che semplicemente l'arma viene, diciamo, scagliata nel momento in cui la pianta viene, per esempio, ferita. Tra questi megagruppi, ovviamente, il tipo di difesa che... appunto il tipo di arma che una pianta può utilizzare può essere di tipo, come stiamo vedendo adesso nella slide, di tipo meccanico, per esempio,
E in questo caso abbiamo ad esempio delle spine, quindi è il più classico esempio che possiamo fare e che sicuramente tutti abbiamo sperimentato, perché tutti almeno una volta nella vita ci saremo punti con un rogo o con un cactus, e quindi insomma sappiamo che è un'arma che funziona sicuramente bene. L'altra è quella che abbiamo visto l'altra volta, per esempio, con la mimosa pudica, quindi un'arma leggermente magari anche più costosa e anche più appariscente, che è quella di la difesa di chiudere le foglie nei momenti in cui viene toccata. Ma le piante hanno altre strategie che sono anche veramente fantastiche ed laboriose, e infatti, come tanti altri organismi, come gli animali, in realtà sono anche in grado di utilizzare la mimesi. In questo caso, quello che stiamo vedendo in questa immagine è sono foglie di passiflora, che diciamo la passiflora è una pianta che spesso viene parassitata tra virgolette da delle farfalle, che sono quelle delle Heliconius, che vanno a deporre le uova quindi su questa pianta. Ovviamente bisognava trovare la pianta doveva trovare un modo per cercare di evitare che le sue foglie continuassero a essere mangiate, e la strategia fantastica che è riuscita a sviluppare quindi nel corso dell'evoluzione è quella di porre sulle sue foglie dei piccoli pallini gialli, che come potete vedere nella foto invece, nell'immagine a destra, dove c'è un'altra foglia con delle uova di Heliconius, questi due, appunto, le uova di Heliconius e questi pallini sulla passiflora, sulle foglie di passiflora, sono molto simili. E questo praticamente diventa un segnale per l'Heliconius che, vedendo dei pallini gialli sulla foglia, pensa che la foglia sia già stata praticamente occupata e in un qualche modo quindi un'altra farfalla ci abbia già depositato le uova, e evita di andarci a deporre le sue uova. Quindi una strategia davvero pazzesca. L'altra arma, diciamo, che poi mi porta a parlare dell'articolo di stasera è l'utilizzo in realtà di sostanze chimiche, quelle che sono chiamate anche per esempio lo sviluppo di metaboliti secondari. Questi metaboliti secondari, infatti, sono appunto i protagonisti della storia di oggi, che vedono appunto da una parte la Solanum lycopersicum, quindi il classico pomodoro, e il suo antagonista, in questo caso, la Spodoptera exigua, ossia la notua. Questo animale, la notua quindi che lo stiamo vedendo sia nella sua fase larvale che nella sua fase adulta, quindi da falena, è un animale che è considerato particolarmente fastidioso, soprattutto nell'agricoltura, perché le sue larve appunto vanno a mangiare le piante, diverse piante, sono animali polifagi, e tra le varie piante che possono appunto andare, su cui possono crescere, per esempio, c'è appunto anche il pomodoro stesso. Quindi non solo va a mangiare le piante, le foglie, ma a volte può andare a rovinare anche, diciamo, il frutto stesso. E questo tipo di, appunto, anche in questo caso, quindi, la pianta ha dovuto in un qualche modo cercare di sviluppare un meccanismo che potesse in un qualche modo quindi allontanare, in questo caso, questo predatore. Su questo predatore sicuramente funziona, ma anche altri possibili tipi di predatori. Cosa è stato visto praticamente? Quello che fa questa pianta per difendersi è, una volta che è stata aggredita, quindi è morsa, quindi le foglie quindi cominciano a essere mangiate, quello che fa è rilasciare nell'aria praticamente una sostanza che è il loroiasmonato di metile, e questa sostanza in pratica quello che fa è una cosa abbastanza pazzesca e assurda, è quella di andare a cambiare il comportamento quindi del suo invasore, e lo spinge praticamente a diventare cannibale. È una storia assolutamente pazzesca, perché appunto abbiamo sentito tanto spesso parlare di parassiti, parassitoidi che vanno a manipolare, quindi nel mondo animale abbiamo spesso sentito questa manipolazione del comportamento che porta appunto altri animali a fare cose totalmente assurde. In questo caso quindi invece abbiamo una pianta che, tramite appunto il rilascio di questa sostanza, interagisce con i neurotrasmettitori di questo bruco, e quello che fa è quindi fargli perdere totalmente l'appetito, in realtà, nei confronti della pianta stessa, e appunto andare a cibarsi dei suoi compagni. In questo caso non stiamo parlando in realtà dell'induzione di un comportamento totalmente nuovo, nel senso che non fa appunto trasformare completamente, fa diventare dei zombie questi animali, ma va semplicemente a stimolare un comportamento che in realtà in questi bruchi è già presente,
Infatti, nel caso in cui questi bruchi siano talmente sfortunati a nascere in un posto in cui c'è scarsità del cibo o il cibo è di una qualità scadente, questo processo di cannibalismo a volte può essere indotto automaticamente anche senza la presenza della pianta. Quindi la pianta in realtà appunto va soltanto ad agire dove c'è un comportamento che in realtà è già presente. Quello che hanno fatto questi ricercatori quindi è semplicemente andare a registrare la presenza di, cioè quale sostanza venisse rilasciata tra piante di pomodori che venivano aggredite e non aggredite, quindi contro un gruppo di controllo, e appunto una delle sostanze volatili che è stata percepita è proprio questo diassamonato di metile. E inoltre ovviamente è stata fatta una manipolazione sperimentale in cui veniva somministrato quindi questo diassamonato di metile in modo sperimentale, quindi senza la presenza della pianta, e si andava a vedere come cambiava il comportamento di questi animali. E al crescere della quantità di questo diassamonato si vedeva che andava aumentando quindi il grado di cannibalismo tra queste larve. E questo è stato veramente già è pazzesco quindi suo come notizia. E ovviamente l'altro appeal maggiore è soprattutto nel campo dell'agricoltura, perché infatti gli autori concludono anche dicendo un pochettino che questa potrebbe essere vista anche come un possibile metodo, ovviamente con tutte le precauzioni come sempre, diciamo, per poter evitare di utilizzare come al solito pesticidi, ma di utilizzare delle sostanze che in un qualche modo innescano un meccanismo di autodistruzione fra quelli che sono dei potenziali distruttori. Beh, veramente molto interessante anche questo fatto, non conoscevo assolutamente, non so voi, ma del fatto che i bruchi possono essere stimolati a diventare cannibali. Io intanto viaggiavo con la fantasia, pensavo che anche noi insomma potremmo avere... I nostri cannibali umani vorrebbero avere stimoli di questo tipo, perché visto che c'è il cannibalismo, anche se rituale, magari neanche tanto, mi ricordo il film Hannibal, The Cannibal, Hannibal Lecter, cos'era quello con Anthony Hopkins con la maschera. Lui sì, Hannibal Lecter. Che effettivamente mangiava tanti pomodori, probabilmente, non lo so, qualcosa del genere. E dopo chiaramente io adesso posso fare... Anch'io la mia condivisione, ho trovato qualcosa in internet che evoca terribile. Ecco, il famoso bruco trasformato in esseri umani che fanno la stessa cosa. Mangiate tanti pomodori, diventerete così. Va bene, può darsi che sia qualche altro tipo di cibo che ci trasforma in queste situazioni terribili. Spero proprio di no. Veramente, veramente molto interessante. Allora, bene, noi siamo arrivati anche oggi in fondo, non so se avete altri commenti, io ricordo sempre i musei, Esapolis, la Casa delle Farfalle, perché siamo da qui, che stiamo trasmettendo, la provincia di Padova che sostiene questi musei, che ci permette di essere qui. Non so se la mia immagine la vedete ferma in questo momento. O sì, se abbastanza. Sono fermo, col sorriso, oppure... Fermo col sorriso, per fortuna. Benissimo, benissimo, perché questa è la telecamera di oggi che mi fa queste ferme immagini. Adesso sono andato dentro, ho cambiato poi i parametri, passo più alta e più bassa definizione. Allora, intanto, Gabriella, ti arriva un bellissimo brava, anche da Marco Colombo, penso ti farà piacere. Grazie mille, sì. Siccome sei l'unica che può essere sentita brava qui tra noi tre, penso si riferisca a te. Grazie mille. Ecco, allora speriamo allora di vederci tutti insieme con Marco e con Emma, e così avremo anche poi, mi pare che la prossima puntata, possiamo annunciarlo, ci sarà il dottor Massimo De Agro che ci porterà dentro argomenti di cognizione molto importanti, con lui faremo così un viaggio, anche una discussione che ci porterà, come abbiamo fatto anche in puntate passate, in argomenti molto approfonditi. Ricordiamo che il dottor Massimo De Agro, ricercatore di Harvard, che parte da noi, diciamo, ancora opera qui, però di fatto lui opera con Harvard e sta andando avanti con i suoi studi sulla cognizione, soprattutto dei ragni, ma lui si occupa ovviamente di cognizione in generale, deve approfondire tutti gli argomenti, quindi sarà veramente interessante parlare con lui. La mia immagine mi pare sia in movimento in questo momento, comunque la voce passa. Vi ringrazio tutti, ricordo appunto questo appuntamento e allora alla prossima, saluto tutti quelli che ci ascoltano e ci seguono. Non vedono il mio saluto perché mi sono frizzato ancora,
con un'immagine terribile, ma è lo scherzo di oggi, dovrò cambiare telecamera, ecco qua, mi metto in alta definizione così saluto ancora meglio. Grazie Riccardo, grazie Gabriella, grazie ciao, mille anche a Davide Padano, è stato veramente stupendo e speriamo di avere presto anche questo gruppo, questo ordine Rotteri che veramente ci affascina moltissimo. Ciao ciao!